serie più acclamata dell'HBO e su Fox sta per arrivare la seconda stagione, in prima visione assoluta. A novembre invece il grande schermo vi regalerà storie di vampiri e lune piene. Perciò questa puntata non poteva che essere dedicata a loro. Dimmi per quale motivo sei venuto. Voglio il sangue dei vampiri. Puoi entrare. Il 9 novembre inizia la seconda stagione della serie di Alan Ball, una prima visione assoluta divisa in 12 episodi, con tanti nuovi personaggi e misteri inquietanti. È stato appena risolto il caso del serial killer che uccideva le donne di Bon Temp, ma ecco che un nuovo caso da risolvere incombe. L'uccisione di una donna fuori dal bar Merlot diffonde paura e sospetto. La bella Suki e il suo Bill però non potranno occuparsene subito perché li aspetta una pericolosa missione a Dallas dove è scomparso un potente vampiro. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per ripetere il successo dello scorso anno quando True Blood fece registrare un record di ascolti diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Gadget di ogni tipo che spopolano ovunque, gli attori che sono diventate vere e proprie star da intervistare e pensate, i cofanetti DVD hanno superato solo in America il 1,5 milioni di copie vendute. Inoltre guest star di questa stagione anche Evan Rachel Wood, attualmente nelle sale con il film di Woody Allen Basta che funzioni. La Wood interpreta una affascinante regina vampiro, personaggio chiave di questi nuovi episodi. È il mio compleanno. Posso esprimere un desiderio? Baciami. Il 18 novembre esce nelle sale italiane l'attesissimo sequel di Twilight, New Moon, con gli ormai celebri protagonisti Bella, Kristen Stewart, ed Edward, Robert Pattinson. Buon compleanno, Bella. Apri i regali, c'è anche una torta. L'inizio non vi piacerà molto, Edward infatti decide di lasciare Bella pensando così di metterla al riparo dalla minaccia che alcuni membri della famiglia Cullen potrebbero rappresentare per la ragazza. Quello che è successo con Jasper non è niente. Rispetto a quello che poteva succedere, avevo promesso di non metterti più in pericolo. Questa sarà l'ultima volta che mi vedrai. Come Jasper, che non è ancora capace di controllare la sua sete di sangue. Bella passa 4 mesi difficili, ma poi riesce a risollevarsi grazie all'amicizia con Jacob Black, un amico d'infanzia di origine indiana. I due ragazzi cominciano a frequentarsi. Poi, per uno strano fraintendimento, Edward crede che Bella si sia tolta la vita e per il dolore decide di farsi uccidere per mano dei volturi. Jake, scappa! Il nostro racconto si interrompe, meglio che scopriate al cinema come andrà a finire. New Moon è stato girato in parte in Italia, a Montepulciano. Nel cast c'è anche Dakota Fanning, l'enfant prodige di Hollywood. E per gli appassionati, un consiglio, non perdetevi l'anteprima del film, al Festival del Cinema di Roma. A proposito, il terzo episodio della saga di Twilight, Eclipse, è già in lavorazione e a giugno uscirà anche nelle nostre sale. Ma la vampiromania non finisce qui. Stephanie Meyer, l'autrice della saga Twilight, può dirsi davvero soddisfatta perché sono già stati venduti i diritti cinematografici del libro uscito nel 2008, L'Ospite. Per dirigere il nuovo film, The Host, è stato scelto il regista Andrew Niccol. Intanto al cinema è in arrivo Aiuto Vampiro, tratto dal libro La Saga di Darren Shan, una storia spaventosa e fantastica dove un ragazzo si ritrova coinvolto nella lotta fra fazioni di vampiri guerrieri. Nel cast anche la bella e brava Salma Hayek, ma ne riparleremo presto.